Mazzara ha ferito un 14enne alla Doma dopo essere rimasto infilzato in un cancello. Valderice è rapina in un centro d'accoglienza, ha fermato un nigeriano. Castelvetrano alla polizia, arresta un giovane mazzarese per violazione della sorveglianza speciale. Mazzara Blue Sea Land, arriva il villaggio gastronomico San Lorenzo Mercato. Mazzara ha finanziato un nuovo progetto all'Istituto Francesco Ferrara. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Controlli della polizia di Castelvetrano, un mazzarese arrestato per inosservanza della sorveglianza speciale. Il servizio. La polizia di Castelvetrano, nell'ambito di alcuni servizi di controllo del territorio finalizzati a reprimere reati in genere, ha arrestato un mazzarese. Si tratta del 37enne Antonino Pellicane, accusato di inosservanza degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'arresto del giovane è scattato mercoledì scorso. I poliziotti del commissariato castelvetranese, impegnati nel controllo serale, avrebbero sorpreso il Pellicane in via Garibaldi. La polizia quindi lo ha fermato e condotto in commissariato. Per il 37enne è scattato l'arresto in flagranza di reato. Il giudice monocratico del Tribunale di Marsala, nella giornata di ieri, dopo aver convalidato l'arresto, ha sottoposto nuovamente l'uomo alla misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno. Rapina un connazionale in un centro d'accoglienza, fermato dai carabinieri di Valderice, un nigeriano. Sentiamo. Nel tardo pomeriggio di ieri la stazione carabinieri di Valderice ha eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani nei confronti di un 35enne nigeriano, Ikibarase Peter, che nella giornata dello scorso 11 settembre si era reso responsabile del reato di rapina ai danni di un altro ospite del centro. Ed era stato la vittima della rapina a denunciare l'accaduto presso la stazione carabinieri, raccontando che in quella stessa giornata, dopo aver ricevuto il pocket money di 75 euro, veniva chiuso all'interno del bagno da un connazionale, anche agli ospiti del centro, che dopo una serie di calci e pugni lo derubava. La vittima era stata tra l'altro costretta a ricorrere alle cure del nosocomio Sant'Antonio Abate di Trapani, riportando ferite guaribili in 5 giorni. Immediatamente scattavano le indagini dei militari dell'arma che, grazie al lavoro investigativo svolto, condiviso totalmente dalla Procura di Trapani, sono riusciti ad identificare in brevissimo tempo l'autore del reato. Nella circostanza del fermo si dava inoltre esecuzione al decreto di perquisizione locale e personale emesso dall'autorità giudiziaria nella stanza occupata da Ikibarase all'interno del centro d'accoglienza, all'esito della quale veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di circa 100 grammi. A termine delle formalità di rito, il nigeriano veniva tradotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Momenti di paura ieri pomeriggio per un giovane di 14 anni a Mazzara di origine tunisina. Il ragazzo è rimasto ferito all'addome dopo essere rimasto infilzato in una delle sbarre di un cancello dell'istituto comprensivo Aiello Borsellino. Il 14enne, che era in compagnia di altri ragazzi, si sarebbe introdotto all'interno dell'atrio della scuola, dove si trova un campetto di calcio. Sul posto sono giunti i poliziotti del locale commissariato e i carabinieri della compagnia Mazzara, vigili del fuoco, vigili urbani e operatori del 118. Sono stati momenti di grande tensione e apprensione per il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare il 14enne. Il giovane non avrebbe riportato lesioni di organi interni e non sarebbe in pericolo di vita. Il prefetto di Trapani, Darko Pellos, ieri mattina ha ricevuto in visita di cortesia il console generale degli Stati Uniti a Napoli. Nel corso del cordiale colloquio, si legge in una nota, sono stati esaminati gli aspetti di preminente interesse che legano i due paesi in sede locale. Tra le tematiche affrontate, quella connessa ai flussi migratori, che ha visto la città di Trapani e i comuni della provincia particolarmente sollecitati sia nella gestione dell'emergenza che nelle politiche dell'accoglienza.
è stata dedicata al documento unico di programmazione con altri interventi dei consiglieri e le repliche del sindaco Alberto Di Girolamo, presente in aula assieme ad alcuni assessori della giunta. La seduta del consiglio comunale di Marsala di ieri pomeriggio ha pure relazionato il presidente del collegio dei revisori dei conti, Claudio Gulotta, comunicando all'aula il parere favorevole sull'atto. Prima di chiudere la seduta, il presidente Suriano ha aggiornato i lavori alle 16 di questo pomeriggio. Saranno discussi gli eventuali emendamenti al DUP, comunicando inoltre che un'ulteriore seduta è fissata per lunedì 1 ottobre alle ore 10. Appello della quarta commissione consiliare di Mazara in difesa dell'ospedale Abele Aiello. Sentiamo. La quarta commissione consiliare sanità di Mazara del Vallo, presieduta da Stefania Marascia, è composta dai consiglieri comunali Isidonia Giacalone, Rosaria Antonina Provenzano, Tonia Pernice, Valeria Lestra, Michele Reina e Matteo Bommarito, esprime forte preoccupazione per l'imminente depotenziamento dei reparti di cardiologia, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, nonché direzione sanitaria di presidio nell'ospedale Abele Aiello, così come previsto dall'assessorato regionale della salute. Tale riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Sicilia prevede infatti nel nostro ospedale il passaggio di questi reparti da unità operative complesse a unità operative semplici. La Commissione, a tutela dei cittadini, esprime quindi dissenso verso l'applicazione di un tale cronoprogramma, in quanto il declassamento non è giustificato da nessun elemento plausibile. I reparti hanno prodotto infatti risultati eccellenti ed effettuato un elevato numero di interventi complessi grazie all'efficacia e efficienza del personale medico e paramedico. Pertanto non si comprendono le ragioni di questa scelta assurda. L'ospedale di Mazara, DEA di primo livello, viene di fatto declassato nei suoi reparti di eccellenza. La Commissione sottolinea che la salute pubblica non ha colore politico ed invita fortemente gli organi regionali a rivedere una tale incomprensibile scelta. Le preoccupazioni espresse dai colleghi della quarta commissione consiliare, ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Vito Cancetano, sono le preoccupazioni dell'intera comunità. Abbiamo una struttura moderna ed efficiente, personale straordinario che sta fornendo agli utenti servizi sanitari eccellenti. Facciamo ora appello a tutte le istituzioni affinché, nonostante la classificazione di ospedale di primo livello, l'ospedale Mazzarese non subisca un depotenziamento proprio in quei reparti che stanno esprimendo numeri e qualità davvero eccelsi. Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Marsala, Arturo Galfano, ha inoltrato una nota al sindaco di Girolamo sullo stato dell'isola ecologica del Salato, dove ogni qualvolta piove non è possibile accedervi per conferire la spazzatura, poiché l'aria in questione non può essere asfaltata e visto che non servono alcuni interventi palliativi come certe improvvisate passerelle, si invita il sindaco a sollecitare la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti perché investa una piccola somma per creare delle passerelle antiscivolo in legno. Si rende inoltre necessario provvedere a una sanificazione dei grandi cassoni che compattano i rifiuti per evitare gli odori nauseabondi emanati dal percolato che fuoriesce. L'ASP di Trapani è la prima azienda sanitaria della Sicilia a essersi dotata del sistema SPID, ovvero il sistema pubblico di identità digitale, che consente ai cittadini di accedere ai servizi online erogati dalla pubblica amministrazione. Si può accedere tramite le proprie credenziali SPID a tutti i servizi dell'ASP accessibili dallo sportello online, come esenzioni ticket per reddito e cambio medico. E dal prossimo mese, fa sapere ancora l'ASP trapanese, si potrà utilizzare anche per prenotare tutta una serie di visite ed esami senza recarsi più allo sportello CUP. Un vero e proprio evento di carattere religioso caratterizzerà la città di Marsala nel fine settimana. Si riterrà infatti il secondo cammino regionale delle confraternite di Sicilia sul tema Confraternite per i giovani, per educare e conservare la religiosità popolare esercitando la carità
All'evento saranno presenti oltre 5.000 fra confratelli e consorelle provenienti dalle 18 diocesi dell'isola, si legge in una nota. L'appuntamento viene organizzato dal centro diocesano delle confraternite laicali di Mazara con il coordinamento del vescovo Monsignor Remo Gavero, dalla Confederazione Nazionale delle Confraternite d'Italia e si avvale del patrocinio dell'amministrazione lilibetana. Nuovo progetto finanziato all'Istituto Francesco Ferrara di Mazara del Vallo. Sentiamo. È stato finanziato un nuovo progetto all'Istituto Ferrara, di che cosa si tratta? È stato finanziato per un nuovo progetto Erasmus Plus nella COL 2018. Di che cosa si tratta? Intanto il progetto è complementare a uno che si è appena chiuso, grazie al finanziamento avuto dall'Unione Europea i nostri studenti potranno viaggiare in Europa, potranno andare in Macedonia, in Lituania, in Croazia e in Romania. E i ragazzi europei verranno a loro volta qui nella nostra scuola. Si tratta di un progetto tecnologico e linguistico. Il nostro istituto dà molto spazio sia alla tecnologia che al discorso linguistico in vista della giornata europea delle lingue, anche perché è l'unico istituto che forma per il business English. Ci saranno diverse transmobilità nei diversi paesi e si aspettano grandi risultati per un percorso già intrapreso lo scorso anno con un progetto sempre sulle app. Qual è il titolo del progetto? Additional Promoting Progress Society as soon as possible. Quali sono le finalità di questo nuovo progetto? Diciamo che questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di investimento che ha fatto l'Istituto Ferrara. Diciamo che stiamo orientando la nostra politica educativa verso la conoscenza più ampliata delle lingue e soprattutto per quanto riguarda il business language. Che cosa voglio dire? Che ormai è necessario per poter lavorare la conoscenza piena dell'inglese e delle lingue altre. Come tale c'è una convergenza di iniziative educative, vedi i PON di alternanza all'estero dove la lingua inglese è fondamentale, il progetto Restore in inglese fatto in Belgio da alcuni rappresentanti di docenti inglesi della nostra scuola e quest'ultima iniziativa di biennale della mobilità finanziata dall'Erasmus che completano il quadro di rafforzamento e di potenziamento linguistico per quanto riguarda l'inglese di questa scuola. Quindi questa scuola offre molto di più rispetto alle offerte formative in quanto è indirizzata al cosiddetto business language che è proprio virato verso quelle competenze spendibili nel mondo del lavoro proprio per la lingua veicolare che è l'inglese. A Petrosino nascerà il Teatro del Mare. L'iniziativa voluta dall'amministrazione guidata dal sindaco Gaspare Giacalone rientra nell'ambito del piano di azione locale GAC Torri e Tornare del Litorale Trapanese predisposto dal FLAG Trapanese già messo a finanziamento dal Dipartimento Regionale per la Pesca. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un chiosco polifunzionale che offrirà servizi utili ai pescatori e alla cittadinanza per un importo complessivo di circa 150.000 euro. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha partecipato a un incontro operativo a Trapani. Per quanto riguarda il Teatro del Mare, il progetto prevede la realizzazione di una struttura precaria smontabile per il periodo estivo con una gradinata metallica da 500 posti con l'obiettivo di promuovere tradizioni della locale attività marinara. Nel chiosco polifunzionale invece le attività marinare del territorio potranno conferire il loro pescato ed effettuare la vendita diretta alla clientela.
Abbiamo provveduto a ripristinare gli arredi negli spazi traffico di via Marsala con l'installazione di elementi decorativi, la tinteggiatura delle basi, la piantumazione di nuove piante grasse. Nonostante qualcuno si ostini a danneggiare il bene pubblico, continueremo nell'opera che abbiamo iniziato di rendere più bella e vivibile la nostra città. Non saranno certo pochi delinquenti a fermare la nostra azione, lo ha dichiarato il sindaco di Mazara Nicola Cristalli al termine del lavori di ripristino negli spalti traffico di via Marsala che la squadra Attila ha provveduto a effettuare con la collocazione di elementi decorativi e la pulizia dell'intera area. Medicina di laboratorio, nuove frontiere, il titolo del convegno regionale che si terrà al Museo Pepoli di Trapani domani con inizio alle 9.30. L'evento è organizzato dall'unità operativa di patologia clinica nell'ospedale Sant'Antonio Abate, diretta da Mariano Lucchese. I lavori saranno aperti dal commissario straordinario dell'ASP Bavetta. Il convegno è accreditato ECM per le figure di medico chirurgo, biologo e tecnico sanitario laboratorio biomedico. Anche quest'anno a Blue Sealand arriva il mercato di San Lorenzo. Sentiamo. Valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive, eccellenze enogastronomiche, riciclo e sostenibilità, degustazioni, incontri e spettacolo aperto a tutti, sono queste le premesse comuni che hanno determinato la partnership tra San Lorenzo e Mercato di Palermo e Blue Sealand, l'Expo dei cluster produttivi dei paesi del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente. Dal 4 al 7 ottobre la settima edizione di Blue Sealand vedrà infatti la partecipazione di San Lorenzo Mercato con un villaggio gastronomico all'interno del Expo, dove i visitatori di Blue Sealand potranno degustare le principali eccellenze siciliane ingolose proposte di street food. La cornice sarà quella di Piazza Badiella, a pochi passi da Piazza San Michele e dai vicoli del quartiere arabo. Le botteghe del mercato metropolitano palermitano rinascono così all'interno di Blue Sealand, ricreando le atmosfere che già hanno reso San Lorenzo un punto di riferimento immancabile nel capoluogo siciliano e per tutta la regione. Non solo cibo goloso e di alta qualità, il villaggio di San Lorenzo Mercato vive anche di spettacoli imperdibili con la migliore musica live e di concerti che spaziano dal rock allo swing. Un viaggio formativo a Dubai insieme a parte della squadra di Rete Punica, la rete di imprenditori, professionisti e artigiani del Mediterraneo. Il premio che si conteneranno i giovanissimi studenti che parteciperanno alla sezione co-working di Officine e Botteghe Aperte 2018, che quest'anno propone un concorso di idee ai diplomandi delle scuole di Marsala, Mazara e Petrosino. Il concorso che ruota attorno ai temi bisogno dell'uomo e cambiamo il linguaggio e cambieremo il mondo propone i diplomandi di questa quest'anno la realizzazione di un progetto inedito e originale seguendo una delle cinque tracce proposte da sviluppare in team le più possibile eterogenei per talento, attitudini e competenze. Il concorso verrà presentato ufficialmente venerdì 5 ottobre al complesso San Pietro di Marsala. Ed ora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. Chiudiamo con una nota di sport e calcio. La società mazzarese ha reso noto che per la Coppa Sicilia si giocherà domenica la gara di andata. La mazzarese giocherà lo stagionino a Vaccara alle 15.30 contro il Città di San Vito. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.